Sono di nuovo a Roma. Stavolta per aiuti concreti. Speriamo bene, Lore, che stavolta sia la volta buona, insomma. Che riusciamo a fare qualcosa di buono. Ecco qua. A furia di venire a Roma, fra poco diventerò cittadina romana. Magari. Lore, io per te sono diventata una viaggiatrice, vagabonda per cercare aiuti. Speriamo bene che quello fa poco il tuo compleanno, fa qualche giorno. Non lo so. Speriamo che stavolta, insomma. Speriamo che stavolta si fa quello che insomma, si intraprende la strada giusta per farti ritornare a casa. Perché tu, la mamma ce l'hai e tu vuoi stare con me. Voglio solo far vedere, insomma, da questi video che la mamma si è girata tutta l'Italia quando tu stavi in casa famiglia. La mamma non è che non ha fatto niente, si è girata tutta l'Italia un altro po' per cercare aiuto. Mamma che non aveva mai viaggiato, a 50 anni si è messa a viaggiare per cercare aiuti per te, per farti uscire da quella casa e farti ritornare a casa tua dalla mamma, dalla vera mamma, non la famiglia di Sva. Perché tu la mamma ce l'hai e sta qua. E questo è Roma, eh? Roma, la capitale d'Italia, la città eterna. Vabbè, speriamo che ci porti bene Roma, eh? La città dei lottatori, la città dei gladiatori. La clinica, la zona panoramica. Non bisogna demordere. Finora ho sempre combattuto da sola, perché non ero affiancata da gente che ha livello di combattere questi affidi illeciti. Fra poco poi usciva tutto lo schifo che hanno fatto. E tutti i guadagni che hanno fatto sopra di te, per tutto il tempo che ti hanno tenuto in quella casa famiglia. Speriamo bene che tutto vada come deve andare. Comunque si combatte e si viaggia. Che devo fare? Nonostante la mamma non ha mai viaggiato, per te lo sto facendo, eh. La campagna offre ben poco. Mamma si è rivolta a tutti. Ha un sacco di persone nella campagna e nessuno l'ha voluto aiutare adeguatamente. A modo, se volevano aiutare, a modo loro. Sì. Poi facendo di stare nella casa famiglia. Sì. Così, vedi mamma, che poi quando torniamo insieme ti ci porto pure a te a Roma, tanto ormai sto diventando un abito, cioè inizia a conoscere le strade, le vie e cose, piano piano. La mamma si imbatte, perché nessuno, neanche, guarda, neanche le persone di Roma, che erano di Roma, mancano a fargli aiutare,
a conoscere le strade, nessuno ha aiutato, la mamma si aiuta da sola a conoscere le strade. E poi imparerà pure te a visitare Roma e tutti, visitare Roma e i luoghi più belli, diciamo. Hanno visto pure l'albero. Chissà sopra da te se sta facendo la neve. Quelli ti hanno messo su una montagna sperduta, Castiglione del Genovese. Eccola qua, cosa ci vuoi dire? Cosa vuoi dire a Roma? Non si vuol dire niente. La città è eterna. E speriamo che veramente ci porti bene, la città dei gladiatori. Ci deve portare bene e ci deve far vincere questa battaglia. Perché si può vincere con le persone affiancate da persone giuste. Ma a livello però, non persone incompetenti e ignoranti. Finora, che ho contato finora. Eccola qua, in giro per Roma e poi... Mamma si è portata tutti i decreti, tutto. Eccola qua, è Roma, e questa è Roma. Eccola qua. Mi metto col tutto 3 ore, scusami. Allora, poi comunque scusa, io Roma è bella di qualsiasi, in qualsiasi stagione. Basta un po' di buona volontà e inizi a fare pure cose che non hai mai fatto, ma per il proprio figlio, qualsiasi cosa. Mamma inadeguata, ti faccio vedere chi è mamma inadeguata. Fino a ora hanno parlato loro, vediamo di parlare noi in maniera adeguata, però con persone a livello competenti che... Sicuro otteniamo i risultati con queste persone che ci aiutano. Questa è Roma, eccoci qua. E voilà. Roma. Dov'è mamma? Te l'ha detto, è il tuo guerriero, mamma è il tuo gladiatore che ti salverà dalle fauci di quelle persone che vogliono venderti a scopo di lucro. Cioè, mamma c'ha la testa dura, c'ha la goccia dura, non mi avvederò mai, non ti lascerò mai nelle mani di quelle persone, mai, mai. E gliel'ho detto pure, e l'hanno pure scritto e l'hanno portato in tribunale. La signora ha detto che non si arrenderà mai, sì, vabbè. E questi sono i servizi sociali, qualsiasi cosa dici, lo mettono per iscritto. La signora ha detto che, la signora ha detto là, mo finiamolo un po' con questa signora.
quando si vedranno gli attacchi giusti e adeguati, voglio vedere come inizierà a dire la signora qua, la signora là, mo basta. La signora se è più intelligente di voi e voi non la potete reputare inadeguata. Perché voi la volete reputare inadeguata, perché siccome se ne si ribella, perché se ne accorta che è un sistema marcio, dice allora su questa signora, siccome è intelligente, patologie non ne ha, non ci possiamo guadagnare. Quindi glielo dobbiamo togliere, per guadagnare gli dobbiamo togliere solo il figlio. Io l'ho capita sta cosa. Però mamma quello mai, non si avvendeva mai. Comunque l'hanno messo pure per iscritto. Mai si arrende mamma, mai. Questa è sempre dedicata ai servizi sociali, al curatore. Ma davanti e indietro che poteva riportare mio figlio da me. Perché lui vuole stare con me, non vuole stare con le persone strane. Mettiamocelo bene in chiaro. Ecco qua, questa che dove sta? Non lo so, questa è Piazza di Spagna secondo me. Se me lo chiedono di arrivare fino a fuori l'Italia, arrivo pure fino a fuori l'Italia, purché mi aiutino a riportarti a casa. Pure in autostop, perché mamma mi chiedeva poi di fare l'autostop di dormire per strada. Per te qualsiasi cosa. Sì, sono ladri di bambini, schifosi criminali, però sono anche le persone che non si ribellano, le mamme, i padri, che non si uniscono tutti insieme. Perché se fossimo stati 2.000 persone, ma anche 5.000 persone, va, buttate davanti a Montecitorio, voglio vedere se non si ottenevano dei risultati. Purtroppo ognuno pensa per sé, nessuno si vuole unire, anche nelle sciagure che gli ci tolgono i figli. Nessuno, ognuno pensa per sé. Sempre così. Ma va bene così. Allora va bene, continuare così. Va. E questa, lo so, è bellissima Roma, troppo bella. Però se ti vas alla parte di dietro, già. Questa, insomma, speriamo che stavolta abbiamo intrapreso la strada giusta.
Però l'ho detto, si poteva fare pure che i genitori si univano tutti quanti, 2.000, 5.000 persone là davanti, ma ognuno pensa per sé. Che poi nel combattere diventano flaccidi, si abituano e si scocciano pure di fare le cose, si abituano senza figli e diventano più fiacchi. Io non ho niente, senza di te non ho niente, niente, niente. Nulla, il nulla, il vuoto assoluto. Poi mamma ti porta a Roma pure a te, quando torniamo insieme. Ti faccio vedere tutti i video che ho fatto. Mi dice mamma ha viaggiato, lo sai tu che mamma non ha mai viaggiato, non si è mai mossa. E intanto da casalinga viaggia a vagabonda d'Italia. Ecco qua. Sempre per mio figlio però, eh. Traffico di Roma, i turisti di Roma. Qua, questa non so che cos'è, viaggiando con decreti alla mano, in modo che me li posso presentare alle persone che ci devono aiutare in maniera giusta. Secondo me stavolta è la volta buona, ce la possiamo fare. Mettetevi qui che vi faccio un po'. Ah, no, importa, fagli fare. È questa. Basta la buona volontà. E ci si è arrivata per tutto. Pure senza soldi, senza niente. Fai l'autostop, poi dammi per strada. E arrivi dove arrivi fino in capo al mondo. Dove passiamo?
Puti, di arriva, guarda, gliel'ho detto pure, gliel'hanno messo pure, mi avevi scritto questa cosa. Che la mamma viva fino in capo al mondo e ti batti fuori da quella casa famiglia e tu fatti andare da persone estranee, che tu non le vuoi queste persone estranee, a 8 anni lo sai benissimo che non sono i tuoi genitori, i tuoi veri genitori. Quanti traumi deve avere questo bambino? Ma quanti traumi deve avere? Sembra ignorante. È ignorante e criminale. Non guardano in faccia nemmeno ai bambini. Per i loro sporchi, per i loro sporchi guadagni. Vanno in vacanza, se vanno a mosso, vanno a fare le vacanze sulla neve, sui soldi dei bambini che hanno guadagnato nelle case famiglie. Curatrice, servizi sociali e tutti, e tutta l'equipe. E alle mamme le lasciano vagabondare per strada, le riducono senza soldi, senza niente. Ecco qua, il male ha pure una fine, questo è poco ma è sicuro. Ecco qua.